Quanto c'è di Vanessa in Anna e quanto Anna ha lasciato a Vanessa? C'è sempre Vanessa in tutti i personaggi che fa, quindi in Vanessa. Allora, Cinzia ha detto una cosa che a me da una parte mi fa molto piacere. Io sono una donna molto forte, anche se ho delle grandi fragilità dentro di me, come tutte le persone. Però sono una donna che non ha paura di quello che deve affrontare, pur sapendo che posso affrontare delle cose difficili, delle cose che non so dove mi porteranno, però non vivo con questa paura. E quindi quando decido di affrontare qualsiasi situazione io vado a capofitto, sapendo forse che sbaglio, non perché ho la ragione, però se io credo in quella cosa mi ci butto. Questo è, credo che è una delle cose che più Anna e Vanessa si sono ritrovate. Ma in realtà questo film non parla di un'immigrazione, perché in realtà, come ho detto anche in conferenza, già inizia una storia con una persona che è già integrata in una società italiana, quindi non parliamo dell'immigrazione, parliamo di una storia fra un uomo e una donna, con delle difficoltà che tutti i giorni si vive, vivendo una storia d'amore, perché gli uomini e la donna, ovviamente, gli uomini vengono da Venere, le donne da Marte. E quindi è normale che non ci si trovi, e c'è da sottolineare che ovviamente vengono da due culture diverse, ma più che altro vengono respirate dagli altri, perché per loro non c'è questa differenza. Sono due persone che si amano, che hanno queste problematiche, ovviamente dovranno affrontare poi determinate cose che la vita le mette alla prova. Il 17 di settembre esce il film al cinema, sempre con la Lucisano, si chiama Tutti lo vogliono, con Enrico Brignano. Poi inizio ora le riprese di un altro film con Giulio Manfredonia, che si chiama Non dirlo al mio capo, e poi riprendo dal prossimo anno a marzo il teatro che ho fatto, Mi piace perché sei così, con Gabriele Pignotta. Saremo al Manzoni di Milano, perché quest'anno non abbiamo avuto tempo proprio fisico di poterci andare a Milano. Poi mi prenderò un po' di tempo per respirare e vedere mio figlio che in tutto questo cresce, che si fa grande, che mi chiede dove vai, che fai, perché ti baci con quello, chi è quello, perché non è il mio babbo. Tutte domande che ovviamente non nasco mamma, che dovrò prepararmi. E per ora penso che basti, perché nella vita ci si trova sempre un bivio, sempre. E quindi alla fine sempre dico che la realtà supera la finzione, in realtà vediamo quello che è la nostra vita. Ci troviamo sempre a dover decidere. Nel Sicuramente le bene o nel male. donne, nel bene o nel male, sicuramente le donne abbiamo questo voler decidere molto di più, un po' nell'indole della donna, no? Il voler essere. Voi siete molto più semplici, noi siamo molto più ricercate, quindi ci Elaborate. viene molto più spontaneo dover decidere. Molto più Grazie. elaborate, bravo. Grazie. Grazie. Ultima, grazie.